tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Anamena con acqua marina, sono le 7:50, io do il benvenuto e il buongiorno a Vittorio Sanna. Buongiorno Vittorio. Buongiorno Massimo, ben trovato. Allora, io qualche giorno fa dissi, a proposito del caso di Giulia Cecchettin, che anche le radio hanno un po' la loro colpa. E io ho detto che Radio Superstar si distingue, almeno su questo, perché Radio Superstar ha deciso di non passare alcuni artisti che scrivono dei testi un po' particolari, diciamo, che incitano anche alla violenza. E guarda caso è arrivato la comunicazione, l'appello del Codacons col presidente Carlo Rienzi, che dice: ogni giorno le emittenti radiofoniche trasmettono brani di artisti molto in voga, infarciti di frasi con riferimenti espliciti contro le donne, in grado di alimentare violenza e incentivare aggressioni e gesti estremi. Per tale motivo chiediamo alle radio italiane, alla YouTube, di bloccare la diffusione delle canzoni e alla SIAE affinché rifiuti la registrazione di brani contenenti frasi violente contro le donne. Voglio citare due frasi le voglio dire per intero, senza censurare nessuna parola, in modo che chi ci ascolta sappia appunto di cosa dobbiamo parlare. Sono degli artisti che stanno andando fortissimo nelle classifiche, che vendono tantissimo. Ti do mezza busta, se mi fai mezzo busto, te la do tutta, se ammazzi Barbara D'Urso, stupro la Moratti, e mentre mi fa un bocchino le taglio la gola con il taglierino. E poi continua, non voglio continuare perché c'è di peggio. Ora Vittorio, a colpa ce l'ha un po' la radio, ce l'hanno un po' tutti, ce l'ha la YouTube, ce l'ha la SIAE, perché queste canzoni le sentiamo tutti i giorni, sono tra i dischi più venduti. Cioè c'è una cosa che non sì, sono d'accordo sul contenuto, io trasferirei, metterei al bando il termine colpa e parlerei, guardando al futuro, più che colpa. La colpa abitualmente è una cosa che noi sentiamo dopo che è successo qualcosa. Metterei invece, rispolvererei con attenzione il termine responsabilità. Ed è responsabili continuare a far finta che non siano messaggi che in qualche modo possono essere condizionanti, ed è responsabile agire nella società fornendo modelli di ispirazione totalmente negativi, è irresponsabile comportarsi solamente in un modo che è legato a quanto mi produce il mercato. Nel piccolo e nel grande questa cosa è una cosa che purtroppo sta accomunando un po' tutti. Cioè io dappertutto vedo mettere il guadagno davanti ad ogni cosa e non i principi, i valori, l'etica, il tentativo di educare nel modo dovuto. Tutto quello che fa tendenza, tutto quello che fa denaro, tutto quello che piace è perché ha un target che in qualche modo lo segue, o perché fa scandalo, perché da che mondo è mondo, fin da ragazzino la cosa che ti attira di più è il proibito. Dire la parolaccia in nascosto, apprendere le cose che non ti insegnano dall'altra parte, cercare di scoprirle di nascosto e via dicendo. E sfruttare questa caratteristica per farne un mercato, per farne business, per diventare personaggi, credo che sia da irresponsabili. Però a quel punto, di fronte a un irresponsabile che tenta poi di sfruttare i mezzi di comunicazione, ogni mezzo di comunicazione ha un responsabile. E questi responsabili sono i primi che devono comunque darsi un registro, perché anche nelle piccole cose, anche nelle cose banali, anche nella libertà di opinione, anche nella possibilità di scelta, esistono purtroppo le situazioni in cui la parte commerciale domina su tutto il piano dei valori, sul principio dell'informazione, sul principio della libertà, perché si pensa prima di tutto a tutelare il mercato. Prima di tutto a incassare i denari, dopodiché se incassi i denari essendo libero, bene, se incassi i denari dovendo però stare a delle regole che ti pone il mercato, allora tu segui quella regola. Bisogna recuperare il concetto di responsabilità, perché è inutile poi addebitare la responsabilità agli istituti educativi, a questo, a quell'altro. È la società nel suo insieme che propone i modelli, ed è la società che dovrebbe essere società.
Perché se la società comincia a dividersi tra genitori, radio private, insegnanti, politici e compagnia, significa che non è una società. Sono tante caste, tante categorie disunite, ognuno che fa per la propria casta e non si può più chiamare di società. La società ha come presupposto che ci sia una forma di relazione, di collaborazione, in questo caso dovrebbe essere nuovamente fondata sulla responsabilità e non solamente sul commercio. Ciao Vittorio, sono una mamma, come faccio a impedire a mio figlio di ascoltare queste canzoni? Perché so che le Bravissimo, ascolta. ha detto una cosa seria e poi la cosa che è triste, sai, e mi rivolgo direttamente alla persona che ha scritto, è che quando succedono queste cose se la prendono, guardano direttamente ai genitori e dicono è tutta colpa dei genitori. Bisogna che agiscano quelli che hanno responsabilità e quindi non si facciano divulgare queste canzoni, non si permetta. Io ricordo che addirittura, io non sono per la censura, però la censura prima era veramente esagerata. Che ne so, la frase di Lucio San Siro, non so se molti lo sanno in termini originali, più lecchi il culo e più fai danè, un concetto Esatto. espresso nel testo originale da Vecchioni, fu censurato, fu trasformato, poi continuava dicendo chiudi la bocca e nessuno lo vedrà, della lingua sporca. Anche Dio è morto, dei Sì, ma nomadi, dico, penso. in quel caso venne Ah, trasformata beh, in sì. più abbassi il capo e più fai danè. Se quel che ascolto io, insomma, era stata trasformata la frase perché già il principio, già l'idea di questa cosa era volgare, ma era semplicemente volgare, non era addirittura diseducativa. Ora passano le cose diseducative, passano le cose criminali, addirittura è diventato un target quello della comunicazione di questo tipo. E purtroppo il genitore, come giustamente dice la nostra ascoltatrice, è impotente, non è che io posso essere la censura di un mondo che lo bombarda di queste cose. Dobbiamo ciascuno di noi riprendere la propria responsabilità, lo deve fare la scuola, lo devono fare i genitori, lo devono fare tutti, ma stabilendo un criterio comune, facendo in modo che ci sia veramente una società di responsabili, non una società dove ci sono i mezzi di comunicazione che badano al denaro e poi lasciano le famiglie in balia di queste situazioni. Allora, cambiamo argomento per chiudere. Carlo Laudisia, che è un giornalista della Gazzetta dello Sport, in un'intervista, insomma, neanche tanto tempo fa, ha detto di aver parlato con un procuratore, di un calciatore importante della Serie A, di calcio. E questo procuratore, ovviamente non si sa il nome di questo procuratore, ha parlato di Matteo Prati e ha detto: è clamorosa l'affermazione del cagliaritano Prati, giocava tra i dilettanti, poi Daniele De Rossi. Nel periodo in panchina Ferrara l'ha fatto debuttare con la SPAL, poi la vetrina del Mondiale Under 20, il passaggio a Cagliari che l'ha pagato 5 milioni di euro. Per me, dice questo procuratore, ora Prati vale almeno 15 milioni di euro. Esagerato secondo te, oppure No, vista dal procuratore? non è esagerato, io voglio capovolgere il problema perché non voglio stare a quello che poco fa ho detto, perché sembra quasi che il valore di una persona debba essere considerato esclusivamente quando poi vale tanto. Quindi siano i soldi a misurare le capacità delle persone. Io trasformo questo concetto che ritengo abbia portato a riconoscere il valore del calciatore indipendentemente dal denaro, perché non è il denaro che ti permette di riconoscere il valore di un calciatore, ma sono le sue capacità, il suo modo di essere, la sua personalità, e la riconduco al fatto che esistono tantissimi ragazzi che hanno la personalità proprio nel mondo dilettantistico per andare avanti e che noi non notiamo semplicemente perché magari li abbiamo scartati una prima volta e in tempi prematuri, perché poi succede anche questo, che se un ragazzo non è pronto a 18 anni o non debutta subito, secondo me non viene preso in considerazione. Ne avrei di nomi da fare di giocatori che attualmente giocano tra i dilettanti e secondo me possono avere la stoffa per poter crescere e giocare d'altra parte. Solamente che se tu non li scovi immediatamente, perché poi sono anche giocatori che nel frattempo hanno acquisito personalità perché giocano il calcio dei grandi, se non li scovi immediatamente, li lasci crescere troppo, non riesci poi a recuperarli. Perché non li recuperi? Perché arrivi a 26 anni che non hai più il tempo intanto hai perso tempo perché non ti sei allenato da Serie A o da Serie B e poi ti ritrovi in una situazione difficile. Però il problema è sempre lo stesso. Noi abbiamo poco tempo, diamo poco tempo e abbiamo poca pazienza, vogliamo avere tutto subito.
quando invece a mio giudizio bisogna fare in modo che quando si scorge la stoffa di un ragazzo si possa anche rischiare di farlo giocare, di inserirlo, di tenerlo con noi anche più di un anno. Se un ragazzo vale, io lo terrei più di un anno. Ecco perché secondo me la Next Generation, quella che ha attivato l'Atalanta, quella che già ha la Juventus, quella che attiveranno probabilmente altre squadre, credo che sia la soluzione. Se io ho un ragazzo che finisce la primavera, ma ho la visione che quel ragazzo possa fare altro, e io lo tengo. È quello che ha tentato di fare il Cagliari, o che tenta ancora di fare il Cagliari con l'Olbia, mandando a Olbia, ma lo stai mandando comunque, quando lo mandi a Olbia, in un contesto di una Serie C, e giochi e ti alleni da Serie C, non giochi e ti alleni da Serie A. Se fosse in una sorta di Next Generation e quindi a contatto con la prima A, con la prima squadra, avresti ancora la possibilità di allenarti da Serie A e di giocare, anche se nell'infrasettimanale, con quelli di Serie A. Ecco, secondo me questa è la strada, che è un po' la strada ricalcata nei campionati spagnoli, nei campionati tedeschi e via dicendo, dove esistono appunto queste squadre B che ti permettono di tenere il giocatore anche a 21-22 anni e farlo giocare la domenica in un'altra squadra e non la prima squadra, ma farlo continuare a vivere l'ambiente la prima squadra per farlo crescere in quell'ambiente che finisce per essere l'ambiente stimolante e capace di farti apprendere in un livello superiore rispetto a una categoria inferiore. Va bene, grazie Vittorio, noi ci sentiamo domani mattina sempre alla stessa ora, buona giornata e buon lavoro, a domani. Ciao, a domani, ciao Massimo. Ciao.